Siamo Maurizia Scaletti e Colum Donnelly. Questo è Mamme e Papà all'ultima spiaggia, il primo podcast prodotto da genitori e dedicato ai genitori. Siamo una coppia e siamo professionisti in comunicazione e pedagogia. Voi mamme sbagliate. Voi papà sbagliate. Insieme, attraverso il dialogo e la comunicazione, siamo in grado di far emergere il meglio di noi per passarlo ai nostri figli. Ecco cosa potete aspettarvi da questo podcast. Il rientro a scuola dei nostri figli. Un momento dell'anno che suscita emozioni diverse, ma che per noi genitori è sempre ricco di significati e anche di piccole gioie. Ci sono tante cose belle che riguardano il ritorno a scuola e oggi vogliamo condividere con voi le esperienze e i pensieri della nostra vita. Ma prima di cominciare vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che abbiamo un episodio che abbiamo già dedicato a questo tema, il numero 22, Back to School, il bello di tornare a scuola, dove abbiamo discusso delle emozioni dei bambini e dei consigli pratici per affrontare al meglio questo momento. Il link è in descrizione. Ma a te cosa piace di più del rientro a scuola? Perché per me, devo dire, è sempre stato un momento di grande emozione. Perché quando vedi i bambini prepararsi per un nuovo anno scolastico, vedi la loro eccitazione nello scegliere lo zaino, il diario, i quaderni, le penne colorate, poi sai che a noi piace tutta quella parte lì di cartoleria, ci fa impazzire. E ogni piccolo dettaglio rende speciale quel primo giorno. Io devo dire che prima che cominciasse la scuola non pensavo mi sarei emozionata così. Sai, sono cose da chi si emoziona, no? Ma figurati, è il primo giorno, vabbè, vanno a scuola, poi vengono a casa, che problema c'è? Poi il primo giorno vanno 4 ore e invece devo dire che mi sono proprio emozionata e mi emoziono tutti gli anni. Posso solo dirti, meno male che ci sono io che faccio le foto. Bravo, bravo, bravissimo, le foto sono importanti, ma non quelle in posa però, brutte. Foto spontanee del primo giorno di scuola. Tipo quella di te Giada dietro le sbarre della scuola, come se fosse in galera. Una gioia. Il giorno del rientro a scuola da studente non è un tema di cui voglio parlare. Ma come genitore, una delle cose del rientro che mi piace di più è che torniamo a stabilire delle routine e quindi le giornate scorrono in modo più facile anche, più liscio, perché sappiamo già più o meno cosa deve succedere. Durante le vacanze il ritmo è rilassato, magari è caotico e disordinato, ma la scuola che ricomincia è il momento del ritorno alla normalità e anche di una migliore organizzazione delle giornate. E poi è rassicurante sapere che i figli sono in un posto che dovrebbe essere sicuro e dovrebbe essere anche il luogo dove vengono stimolati a crescere e a imparare. Sì, infatti, secondo me vedere i bambini che appunto crescono e imparano cose nuove è comunque emozionante ed è vero che ogni anno di scuola partiamo tutti con grandi speranze rispetto a questo, quindi ogni anno scolastico è un'opportunità per loro sia di scoprire che sviluppare nuove competenze, fare nuove amicizie, costruire dei ricordi preziosi, perché per tutti noi gli anni della scuola sono comunque delle memorie, dei ricordi preziosi. Per quanto le esperienze possano essere state belle o brutte. E poi ci dobbiamo anche dire come genitori, almeno per me, che c'è un certo sollievo nel sapere che durante il giorno sono impegnati a scuola e quindi noi ci possiamo concentrare meglio sia sul lavoro che su altre attività o responsabilità. Io invece vorrei riprendere una cosa che hai detto tu, perché a noi tutto il materiale di cartoleria piace tantissimo e quindi quando dobbiamo andare a comprare il materiale scolastico, e prima dell'inizio dell'anno di solito è la spesa più grossa, quindi dove c'è più gusto, è proprio un momento speciale, un momento che condividiamo in famiglia, soprattutto per tutto quello che è scelta di zaini, quaderni, penne, pennarelli e tutto quello che può servire. È un po' come tornare studenti, in un certo senso, l'essere con i nostri figli. Si rivive un po', anche lo shopping, diciamo, di ritorno a scuola ci permette di rivivere un po' quelle sensazioni, anche se dobbiamo dire che è un mondo completamente diverso. Noi scendevamo probabilmente nell'unica cartoleria che era nel quartiere, in zona nel quartiere, e andavamo a scegliere il diario e l'astuccio tra, diciamo, le poche opportunità di scelta che avevamo. Loro oggi hanno tantissime possibilità di scelta, a volte ci si perde anche in questo e quindi dobbiamo stare attenti a far sì che
di nuovo la parte materiale di consumismo e di shopping non prenda sopravvento, perché comunque stiamo parlando di l'inizio di un nuovo anno, e anche se non è appunto il capodanno, ma sappiamo bene che il back to school è comunque l'inizio di qualcosa di nuovo, e per loro è un'avventura diversa, e questo è entusiasmante sia per i bambini che per i genitori. E poi è l'inizio anche di tutte quelle che sono le attività extracurricolari, quindi gli sport per chi li pratica, la musica, qualsiasi attività che viene svolta fuori di natura artistica o sportiva, ed è anche il modo con il quale spero che i figli abbiano il modo di sfogarsi e trovare soddisfazione al di fuori della scuola, al di fuori della famiglia. E da lì in poi torniamo alla routine, diciamo, dell'anno, per cui ogni volta che tornano a casa, il pomeriggio e la sera, hanno sempre qualcosa di nuovo da raccontare. E anche noi abbiamo qualcosa di nuovo da raccontare. Quindi le storie della scuola, delle amicizie, del lavoro da parte nostra, delle scoperte fatte in classe. Insomma, davvero diventa, dopo l'estate che abbiamo passato per lo più insieme, si spera, perché poi l'organizzazione della famiglia a volte richiede altre soluzioni, ma il ricominciare la scuola è davvero un modo per reinserirsi nel gruppo di pari e ripartire con nuove avventure. È sicuramente un momento di connessione e crescita per tutta la famiglia. Molto più del Capodanno, e pensandoci bene, il rientro a scuola non è solo un momento di cambiamento per i figli, per i bambini o gli adolescenti, ma anche per noi genitori, perché ci permette di rifocalizzarci, di riorganizzare le nostre vite. E quindi ogni anno scolastico porta con sé nuove sfide, nuove opportunità, e quindi anche una nuova opportunità di crescita per i genitori insieme ai propri figli. Sì, secondo me è un momento in cui possiamo fare il punto su dove siamo arrivati e che cosa vogliamo per noi e per i bambini. È quindi un'occasione di riprendere in mano la situazione, rivedere le priorità, fare dei piccoli o grandi aggiustamenti in realtà, che possono migliorare la qualità della vita familiare. E secondo me potrebbe essere anche un'opportunità per riflettere su quanto siamo coinvolti nella comunità scolastica, per esempio, su quanto conosciamo i genitori della classe e quanto potrebbero nascere nuovi rapporti, relazioni o amicizie anche. Perciò partecipare agli eventi scolastici, parlare con gli insegnanti, essere presenti nelle iniziative che vengono proposte, ci avvicina di più alla vita dei nostri figli, ci permette anche di supportarli meglio durante il loro percorso educativo, perché sappiamo cosa stanno facendo, e lo sappiamo direttamente, non per sentito dire. E poi non dimentichiamo il valore di dare l'esempio, quindi noi mostriamo il nostro interesse, ci impegniamo per esserci e incoraggiamo i nostri figli a fare lo stesso per tutto quello che per loro è importante. Sappiamo che non è sempre facile, no? Prendere queste decisioni, queste iniziative, perché a volte ci si trova a confrontarsi con altri genitori che non hanno i nostri stessi valori o i nostri stessi pensieri, e quindi non sono persone che abbiamo scelto noi, a differenza degli amici, che sono persone che ci scegliamo. Questo è un gruppo di pari nel quale ci troviamo. Però dobbiamo ricordare che è davvero importante essere d'esempio ai nostri figli anche in queste situazioni. Ora però vorrei che condividessimo insieme qualche consiglio pratico per rendere il rientro a scuola meno tragico per le persone, chiaramente, a cui risulta tragico, e meno tragico per i nostri figli. E io credo che il primo passo sia quello di preparare tutto il materiale scolastico davvero in anticipo, perché credo che sia successo a tutti di trovarsi gli ultimi giorni ed essere molto stressati dalle code nei negozi o dal non trovare ciò che serve. E devo dire che questo non è sempre semplicissimo, perché è capitato anche a noi che gli elenchi del materiale scolastico arrivino davvero a scuola già iniziata, quindi il primo o secondo giorno, e questo non aiuta. No, non aiuta per niente. La cosa che per noi ha funzionato molto bene è coinvolgere i bambini nella preparazione. E da adolescenti si arrangiano, perché iniziano ad avere un'età nella quale devono iniziare a prendersi delle responsabilità, ma i bambini condividono la responsabilità con noi, e quindi li coinvolgiamo nella preparazione.
possiamo farlo anche in modo che sia più divertenti, e li abituiamo a prendersi le responsabilità. E questo è anche il momento buono per ristabilire la routine serale di andare a letto presto, perché se non dormiamo bene il giorno dopo comunque iniziamo con le batterie scariche e nel breve termine non finisce mai bene. No, per niente direi. Abbiamo però una domanda che ci è stata super richiesta, cioè ci è stata chiesta da più genitori, ed è il come gestire l'ansia del primo giorno di scuola, perché a volte succede proprio questo, a bambini ansiosi che magari non ne parlano, no? Lo vediamo dai loro volti. Tu cosa ne dici? L'ansia secondo me è proprio male. Usare ansia per definire lo stato con il quale iniziamo a affrontare qualcosa di nuovo e importante non aiuta nessuno. Secondo me invece dovrebbe essere tesi o tensione quello di cui parliamo, perché la tensione è quella che ci aiuta a dare il meglio di noi. L'ansia non mi risulta ci aiuti a fare nulla di buono. Per cui, come genitori, esserci conta. E un esserci che ha a che fare con rassicurare, con raccontare qualche aneddoto che secondo me che fa ridere rispetto ai nostri primi giorni di scuola, e sicuramente c'è qualcosa di terribile che potete condividere, e poi mostrare empatia e comprensione. Questo può fare la differenza anche nella fretta di lasciare i bambini a scuola, ma il primo giorno non abbiate fretta, prendetevi il tempo. E poi la cosa che invece ti chiedo io, sempre tra le domande più gettonate, è bilanciamento tra attività curricolari, quindi la scuola, ed extracurricolari. Come facciamo a non sovraccaricare questi bambini o adolescenti? Strano da parte mia, ma devo rispondere che la pianificazione è la chiave. Dico strano da parte mia perché di solito sei tu quello che pianifica. Però è vero in questo caso, cioè dovremmo assicurarci di avere un calendario ben organizzato e soprattutto non troppo pieno. E ricordiamoci che alla nostra agenda troppo piena corrispondono delle agende troppo piene dei bambini e dei ragazzi, perché dobbiamo comunque gestire la situazione. Quindi quello che dicevi tu prima, cioè l'arrivare in fretta a scuola e lasciare in fretta i bambini all'asilo o a scuola, è un problema in realtà, ed è un problema di pianificazione. Cioè noi dovremmo riuscire a pianificare le nostre giornate, i nostri orari, in modo da non lasciarli di fretta, quantomeno non essere frettolosi nel salutarli. Scusa, soprattutto se siete alla guida di un veicolo e volete avere fretta nell'orario di punta vicino a una scuola. Ecco, qui dovremmo aprire un altro tema, che è quello appunto dell'accompagnare i bambini a scuola in macchina, che capisco possa essere un'esigenza e che alcune persone non abbiano alternative, non tutte, alcune. per qualcun altro è solo molto comodo. Detto questo, credo che l'arrivare fin davanti alla porta della scuola con la macchina e magari mettere la macchina in doppia fila o la macchina sul marciapiede non siano dei grandi esempi che possiamo dare ai nostri bambini. Posso dire una cosa forte? Certo. Quei genitori risultano dei cafoni che crescono altri cafoni. Il problema è questo, ovviamente, che il modello e l'esempio lo diamo sempre noi, quindi rivalutiamo e riorganizziamo, appunto, pianifichiamo anche questo tempo, no? Queste scelte. E per quanto riguarda il tempo libero, io credo che sia altrettanto importante per il benessere dei bambini, e quindi ad ogni bambino va lasciato il diritto all'ozio, alla noia, al relax, e parlo di diritto. E anche il diritto al gioco spontaneo, quindi al un tempo non organizzato dall'adulto nel quale può fare ciò che sente in quel momento, non ciò che vuole, ma ciò che sente in quel momento e che gli permette di ricaricarsi. E qui mi viene in mente il nostro piccolo, che in alcuni momenti si sdraia sul tappeto in soggiorno in mezzo a tutti i suoi Lego e non ci sta giocando. È sdraiato in mezzo al tappeto e noi spesso ci domandiamo: ma che cosa fa? E la risposta probabilmente è: si ricarica, o è quello che sente in questo momento. O dorme. O dorme.
È un quesito che non ha ancora trovato una risposta. Ma va bene così. Anche se sta oziando o sta pensando o sta dormendo, va bene così. È giusto che ogni bambino sia libero in alcuni momenti della giornata, chiaramente questo lo diamo forse per scontato. Di una routine abbiamo bisogno tutti, ci sono dei momenti della giornata che vanno organizzati per mille motivi, ma dobbiamo anche lasciare loro i momenti liberi. E ricordatevi che questi vanno inseriti nella vostra agenda prima che nella loro, perché se la vostra agenda è troppo piena, conseguentemente è piena anche la loro. Bene, siamo arrivati quindi alla conclusione anche di questa puntata. Speriamo di avervi dato qualche spunto interessante sul rientro a scuola e anche di avervi strappato qualche sorriso con queste nostre riflessioni. Anche forti. A volte forti, sì. Noi vi invitiamo ad ascoltare l'episodio 22 per strategie tattiche un po' più pratiche. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie a tutti e buon rientro a scuola ai vostri figli. Se vi è piaciuta questa puntata, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast e di lasciarci una recensione. Potete trovarci su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube.